Sindaco, parliamo di questa manifestazione Festa del Po, quali le certezze, quali le novità di questa edizione? Ma siamo arrivati alla 22esima edizione di questa che è un po' la nostra festa di primavera. Quest'anno avverrà l'inaugurazione il 6 aprile, sabato 6 aprile alle 18.30 e andremo a presentare un progetto Octavia Smart, che è il progetto realizzato con l'associazione di comuni Octavia e con il, grazie al contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo. Andiamo a inaugurare questo nostro punto di ricarica per bici elettriche, che serviranno sia per far raggiungere tutti i comuni di Octavia sia per i turisti andare nella nostra area naturalistica Fontane, una bellissima area che fa parte del Parco del Monviso. E poi diversi appuntamenti anche gastronomici. Poi abbiamo 3 appuntamenti gastronomici preparati molto bene dalla nostra Proloco, che ringrazio, 2 serate sabato e domenica anche a pranzo, dove si potranno degustare i pesci di fiume, anguille, trote, pesciolini e altre prelibatezze locali.